Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando oggi la splendida memoria di Santa Lucia, Vergine e Martire. Prima di commentare un po' le letture di oggi, vi leggo brevissimamente il racconto del suo martirio, dal Martirologio Romano del 1962, quello che scrive su questa grande santa, di cui c'è molta devozione. È una delle sette sante vergini inserite nel canone romano della Chiesa Latina, che è una delle preghiere eucaristiche più antiche, e è una delle glorie della Sicilia. Sapete che tante di queste stanno in Sicilia: Sant'Agata sta a Catania, Santa Lucia sta a Siracusa, quindi oggi è festa grande da quelle parti. Vi leggo: a Siracusa in Sicilia è il Natale di Santa Lucia, Vergine e Martire. Nella persecuzione di Diocleziano è stata una delle tante vittime di questa terribile e feroce ultima persecuzione prima dell'editto di Costantino. Questa nobile Vergine, mentre volevano trascinarla uomini abominevoli, ai quali per ordine di Pascasio Consolare era stata consegnata perché dal popolo si facesse oltraggio alla castità di lei, capite ovviamente, non poté essere smossa da loro in alcun modo, né con funi aggiunte, né con moltissime coppie di buoi. Il Signore miracolosamente la fece diventare come un masso di pietra, quindi volevano portarla per lederne l'onore e la verginità, ma non sono riusciti a smuoverla da dove si trovava, nonostante l'avessero attaccata alle cune dei buoi e cose del genere. Però in seguito, essendo riuscita illesa dalla pece, prima gli hanno buttato addosso la pece, poi la resina e l'olio bollente, sempre illesa, finalmente percossa con la spada nella gola, infatti in alcune rappresentazioni è rappresentata così, è stata trafitta alla vena giugulare con la spada, compì il martirio. Questa è la storia edificante di Santa Lucia. Veniamo alle letture di oggi. Il Salmo responsoriale ci ha ricordato, sapete che Lucia significa etimologicamente luce, luce del Signore. Quindi chi segue il Signore avrà la luce della vita. Ci ha ricordato il bellissimo Salmo responsoriale, ecco, che è il Salmo delle letture del giorno, che molto si addicono alla festeggiata di oggi. La prima lettura ci dà una grande luce. E se non ricordo male, questa è una delle letture profetiche che si legge nella veglia di Pasqua. Non dovrei ricordare male. Allora, cosa ci dice qui il Signore? Quale grande luce ci dà? Questa: io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo bene e che ti guido per la strada su cui devi andare. La prima, diciamo così, missione che Dio si cura di svolgere nei nostri confronti è indicarci appunto il sentiero della vita, come abbiamo sentito nel Salmo responsoriale. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia sulla via dei peccatori, ma si compiace della legge del Signore, perché la legge del Signore è il cammino della vita. E quindi che cosa succede? Dio qui spiega al suo popolo la causa di tutti quanti i suoi guai: semplicemente aver camminato fuori del cammino della vita. Dice così: se avessi prestato attenzione ai miei comandi, quindi vuol dire che non gliel'hanno prestato attenzione, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare, la tua discendenza come la sabbia, e non sarebbe mai radiato né cancellato il tuo nome davanti a me. Il testo poi prosegue: siccome il popolo di Dio non ha prestato attenzione ai suoi comandi, se li ha dimenticati oppure peggio li ha calpestati, ecco guai e rovine che precipitano a loro e purtroppo anche ai nostri tempi, a noi addosso. Questo è molto. Come fa il nostro Signore a farci luce? E qui interviene il Vangelo. Questo è un passo molto bello, quando Gesù ricorda quello che era successo ai suoi contemporanei. Allora, noi tutti quanti conosciamo San Giovanni Battista. San Giovanni Battista era un grande penitente, uno che andava abbastanza al sodo, aveva un modo di predicare molto diretto, molto violento anche per certi aspetti, molto tagliente: serpenti, razza di vipere, convertitevi perché se no arriva il giudizio di Dio, come diceva a tutti, mette alla scura la radice e ogni albero che non porta frutto sarà buttato nel fuoco, tutti all'inferno. Allora, poi capite, dice, sai, uno c'ha uno stile così, dice, questo mi mette paura, non lo sto a sentire. Allora poi è venuto Gesù. Gesù faceva così quando predicava. Gesù non faceva così, non andava in giro vestito con le pelli di cammelle, insomma, non strillava, non stava sempre a minacciare i castighi e l'inferno. Gesù era buono, era mite,
era vestito come una persona normale, era affabile, era condiscendente. E che è successo però? Che a San Giovanni Battista dicevano: questo è indemoniato, guarda qua, questo va in giro, cioè, va in giro così. Siccome però Gesù era troppo buono, dicevano: ah, questo è così, questo ce la fa con i peccatori. Capito? Quindi uno non va bene perché è troppo cattivo, l'altro non va bene perché è troppo buono. Allora, qual è l'avvertimento di Gesù? Ecco, che noi diciamo nei nostri proverbi: non c'è peggiore sordo di chi non vuole sentire. Io anche questo l'ho visto tante volte. Molte volte le persone, come dire, lamentano che si sono allontanate da Dio perché hanno trovato il ministro cattivo, oppure uno che era antipatico, a destra e a sinistra, e può essere anche vero. Ecco, il problema è che quando uno ha la voglia di ascoltare, non ci fa caso a tante cose. Quindi se uno ha uno stile un po' urtante, ci passa sopra e dice: l'importante è quello che dice. Se uno ha uno stile condiscendente, meglio, come quello di Gesù, così me lo dice meglio, ma l'importante è sempre quello che viene detto. Ecco, dobbiamo fare attenzione, perché generalmente Dio usa queste due modalità con la vita di tutti noi. O una cosa te la dice con le buone, ed è sempre quello che preferisce. Se non ci sentiamo, prova a dirtele con le meno buone. Se non ci senti né con le buone né con le meno buone, cada fa, punto interrogativo, capite? Non c'è più niente da fare. Ecco, quindi il monito, ecco, è che il nostro cuore sia sempre aperto all'ascolto del Signore. Ecco, facciamo fare a Gesù, ecco, il maestro buono qual è, ecco, non costringiamo, tra virgolette, Dio a mandarci qualche sonora lezione ogni tanto, che magari chiudiamo un pochino le orecchie, e per farci capire qualche cosa deve usare la mano un pochino pesante. Ecco, facciamo in modo in questo tempo di riscoprire l'importanza dell'ascolto, di accogliere volentieri quello che il Signore ci manda, ecco, per godere, come ci ha detto la prima lettura, di ogni bene, del benessere, della giustizia, della pace, della gioia e della vita. Siamo lodati Gesù e Maria.